Questa tu te li riguardi mai, Beppe, sì, a casa? Sì. Lo fai per... ogni tanto, così, per... quando non c'è niente da fare. Ah, ok. Per nostalgia. Sì, per... questo è il gol col Benfica. Sì, no, perché mi piace comunque rivedere... Quella c'era Gallicchio che mi aveva chiesto se voleva, che se poteva batterlo lui, il calcio di rigore. Non so se vi ricordate Gallicchio. Sì. Eravamo... e mi aveva chiesto se poteva batterlo, io gli ho detto perché non è decisivo, se fosse stato decisivo l'avresti voluto calciare lo stesso. Lui mi disse, era un ragazzino, disse no, ecco, allora no. Allora vediamo, ecco, li abbiamo anche del monitor qua vicino. Qui aiutaci tu con la memoria, siamo in... qua in, sempre in Coppa UEFA con lo Slavia Praga, l'andata, e poi mi sa che pareggiamo 1-1, 2-1. Perdemmo 2-1? Vinto 2-1. E poi facciamo un gol... vinto 2-1, tant'è che poi fece il gol che Gazzoni disse che quello era il gol più bello che era a Praga. Non me lo ricordo. Sì, quello che vincemmo 2-0. Vincemmo 2-0 in trasferta. Che mi sa che è questo. Questo, ecco. Palla di Ingesson. Sì, e poi vinciamo 2-0 il gol di Capioli. Vedi, Slavia Praga che vincemmo. Sì. 2-0. 0-2. Queste erano belle. Belle emozioni, poi seguiti da tanta gente. Io mi ricordo che quell'anno della Coppa UEFA c'era un entusiasmo in città che purtroppo, vedi, anche lì arrivati, come si dice a Roma, non abbiamo visto il Papa, perché semifinale di Coppa UEFA, semifinale di Coppa Italia. Questo è stato il primo gol. In campionato. Pensa, il primo gol alla Roma e l'ultimo alla Lazio, quindi c'è sempre una... c'è sempre una romana sempre... che ti rincorre. Sì, sì. No, primo gol alla Lazio, alla Sampdoria, delle squadre dove ho giocato. E a Bologna sono venuto che non avevo mai fatto gol al Bologna. Mai? Mai fatto gol al Bologna, mai. L'avevo fatto, ma come diceva giustamente prima il Chief, se l'hanno annullato. Questi sono bei ricordi, quello era un Bologna bellissimo. Beh, aveva Bologna due bellissimo. Ali fortissime, Fontolan e Binotto. Ecco Zeman. Ecco Zeman. Gli hai dato qualche dispiacere? Questo ti ha detto lì proprio. No, no, qua pensa che ci fu la battuta di Mazzone che mi disse: la prima volta che sono contento che un laziale fa un gol a romanista. È stata un po' la sua battuta. Sì, e poi c'erano Ingesson e Marocchi in mezzo al campo, insomma. Qui siamo alla partita di Coppa Italia, mi sembra. Qui c'è Binotto che mette in mezzo e... chiedo la... Aveva il siluro radente. Secondo me è un siluro più forte di quello di Rivaio. Tu avevi la potenza nel tiro. Sì. Sì, sì, anche se Marco di destro calcia molto forte, però sai, lì è, non penso che è solo una questione di coordinazione, e questo è anche bello col Milan. Sì, è vero, anche questo. È stato uno dei calciatori del Bologna che sparava più forte, non in assoluto, perché ce ne sono che sparavano più forte di lui, però... Poi la cosa bella è stata che nella tua partita d'addio lo striscione della curva era riferito più all'uomo che al calciatore. Sì, che poi sono le cose che comunque che ti rimangono nel dopo carriera, no? Essere ricordato comunque come una persona seria, come rispettosa, come... Quindi credo che queste sono le cose che poi fanno bene a un uomo, perché fondamentalmente uno poi viene visto come giocatore, ma in realtà è un uomo come tanti altri che ha avuto la fortuna di fare una professione che gli è sempre piaciuto sin da piccolo. Senti, ma adesso quando giri per Bologna che tipo di trattamento ti riservano? Ormai sei uno di casa perché vivi qui, c'è ancora... Sì, 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 quello sì, c'è sempre l'affetto di una volta, magari quando Bologna perde, ritorno. Thank you.
benissimo. Quello che diceva prima. Prima Cip, quello è. Esatto. E senti Beppe, adesso insomma la panchina potrebbe arrivare in questi mesi, è il momento di solito in cui si fa mercato, no? Ma guarda, come nella mentalità secondo me che diceva dei risultati, delle partite, penso che anche per quanto riguarda gli allenatori, in Italia ci sia un po' più di difficoltà ad allenare, perché comunque puntare su un allenatore giovane, nuovo, inesperto, perché è vero, uno può avere anche 500 partite, 600 partite nella sua carriera, ma è un giocatore. Da giocatore si gestisce, no? Si autogestisce. Tu vai ad allenare e vai a avere a che fare con 20-25 teste, quindi devi gestire un gruppo, quindi cambia proprio tutto. Però è ovvio che l'esperienza da campo poi è una cosa che conta. Ti dicevo prima, c'è difficoltà perché comunque per puntare o per allenare una squadra un presidente vuole anche delle certezze. Ci è vero che da Guardiola, no? di Guardiola ce n'è uno, perché beh, anche Capello. No, però voglio dire, Mancini, Mihajlovic, Leonardo, ci sono quelli che fanno il salto immediato, prendono subito una squadra, sì, di Serie A. Sì, ci sono quelli. Montella. Ci sono predestinati, sono coincidenze, sono nel posto giusto al momento giusto. Ma sai, io credo, Montella, coincidenza, si trovava a faceva settore giovanile, non ha perso una partita e di conseguenza la Roma, essendo anche in una situazione economica difficile, ha optato per un allenatore che comunque ritenevano, e anche da quanto dimostrato a prescindere dal risultato di ieri, credo che stia facendo anche molto bene. Ho visto un gol di destro, Sì. Questo sì. Un incidente di percorso. Hai capito? Quindi dipende, sapete, io mi metto a disposizione e cercherò di avere la possibilità di allenare. Se poi dopo non ci sarà, faremo qualcos'altro. No, intanto ti vogliamo...